chiamo Alessandro Gaido e sono responsabile della business unit di Body Assembly Rimini. Presenterò brevemente Comao, i nostri prodotti e i nostri sistemi con un focus su innovation e additive manufacturing. Vorrei iniziare con un video che descrive quello che significa per noi Leading Culture of Automation, che rappresenta la nostra esperienza, quindi quello che abbiamo fatto, quello che facciamo e quello che ci impegniamo a fare per trovare sempre soluzioni innovative. Rappresenta le nostre persone e come loro interpretano il ruolo dell'industria nelle nostre vite. Rappresenta il futuro, come Comao lo vede, e rappresenta il ruolo di leader e di visionario che Comao vuole avere sul mercato. I nostri clienti, storicamente, noi nasciamo con l'automotive dal 1973, quindi abbiamo una consolidata presenza in automotive, ma oggi abbiamo clienti svariate altre industrie come aerospace, semi-industry, energy, defense e commercial vehicles. Siamo globali, siamo presenti in 17 paesi con 4 innovation centers, 33 location, 15 stabilimenti produttivi e 12.600 dipendenti. Il nostro fatturato, come vedete, è in crescita e prevediamo una chiusura sul 2015 a 1,9 miliardi di euro, quindi con un ottimo risultato. Siamo globali e la nostra presenza la vedete anche dal turnover, con una uniforme presenza direi in tutte le regioni. Queste sono i 17 paesi in cui siamo presenti. Le nostre competenze sono variegate ma specialistiche: spot laser welding, sealing, drilling and riveting, machining, assembling and test, monitoring control, handling and logistics, ma forniamo anche servizi di manutenzione, di consulenza su processi di produzione in svariate industrie, project management con i nostri project manager certificati PMI, training and education. Sui prodotti sono ben noti i nostri robot che hanno una svariata gamma da 3 a 650 kg di payload e con l'esclusiva tecnologia del polso cavo. In ambito body assembly abbiamo i Versa products, come li chiamiamo noi, per la loro versatilità: welding guns, spot welding machine, roller hemming, accumulating conveyor e high speed power roller beds. In powertrain abbiamo le metal cutting machines che hanno un svariato portfolio con campi di lavoro da 500 a 1000 mm e per quanto riguarda invece i sistemi, in body assembly abbiamo sistemi che possono raggiungere gli 80 pezzi ora e 4 modelli, quindi con grande flessibilità e la possibilità di diverse tecniche di giunzione di materiali. Abbiamo 20 body shop in funzione al mondo. Lato powertrain, in assembly abbiamo sistemi modulari flessibili per soluzioni sia seriali che parallele e con alta facilità e velocità di riconfigurazione. Abbiamo 120 linee funzionanti al mondo. In machining abbiamo sistemi integrati per la lavorazione sia dei motori che delle trasmissioni e abbiamo 300 linee funzionanti al mondo. Per quanto riguarda innovation e additive manufacturing, abbiamo l'innovation basata su 4 pillar: easy to use solution, perché vogliamo mantenere l'automazione semplice; added value manufacturing solutions, quindi provvediamo con soluzioni ad alto valore aggiunto, e l'additive manufacturing rientra in questo pillar.
Open Innovation, in quanto siamo aperti a idee provenienti da persone e da aziende che non appartengono alla nostra organizzazione, e tutti i nostri nuovi prodotti sono sviluppati con un'architettura aperta che chiamiamo Plug and Produce. E infine il rapporto uomo-macchina con the Human Robot Collaboration. L'additive manufacturing per noi presenta dei vantaggi che penso siano noti a tutti, sia lato prodotti che processi, grazie alla libertà di progettare forme assolutamente complesse e con la possibilità di aggiungere materiale invece che toglierlo, abbiamo la possibilità di ottenere strutture estremamente leggere, con quindi grandi vantaggi competitivi. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di integrare più oggetti in un unico elemento e un'alta potenzialità di customizzazione. Vediamo dei vantaggi anche nei nostri processi di manufacturing, grazie alla possibilità di evitare attrezzamenti specifici, grazie al fatto di poter gestire dei sottosquadra, grazie al fatto di poter avere un solo step di manufacturing invece che avere diverse fasi, e la possibilità di utilizzare una sola macchina per gestire diverse forme. Infine, il costo e il tempo di produzione è legato alle dimensioni del materiale e non alla sua complessità. I benefici che vediamo per Comau quindi in area di progettazione sono la possibilità di sviluppare prodotti estremamente complessi, ma anche quello di ridurre il timing di progettazione, già solo evitando tutto quello che è il 2D e potendo passare dal 3D direttamente al manufacturing. Prevediamo anche la possibilità di ridurre i tempi di produzione, quindi di ridurre il time dei nostri prodotti e anche la logistica, con poi la possibilità appunto di aggiungere materiale dove serve e la possibilità di ottenere elementi leggeri, siamo in grado di migliorare le performance dei nostri sistemi e anche di ridurre i consumi energetici. Ultimo, ma non meno importante, la possibilità di ridurre anche i costi. Tutto ciò è rivolto alla fine ai nostri clienti, quindi la value proposition che portiamo ai nostri clienti alla fine sono migliori prestazioni, costi inferiori e time to market ridotto. Ho portato qui un esempio di un caso che abbiamo sviluppato in Comau, che su uno dei nostri prodotti, che sono le pinze di saldatura, noi produciamo fino a 2500 pinze all'anno e i bracci della pinza sono sul percorso critico dei nostri progetti, perché sono estremamente customizzati in funzione del prodotto del nostro cliente, che arriva sempre in una fase critica del progetto. Abbiamo la necessità anche di mantenere leggero questi bracci per non gravare sul payload del robot. Ad oggi, con un manufacturing tradizionale, questo è realizzato dal pieno di alluminio con un grande spreco di materiale e con numerose ore di lavorazione. Abbiamo fatto l'esercizio di ripensare quindi questo oggetto in ottica additive, con l'utilizzo di ottimizzatori topologici, andando a mettere il materiale solo dove serviva per garantire le stesse prestazioni di tipo meccanica. E questa è la forma alla quale siamo giunti, e questo ci ha portato a ottenere un beneficio in termini di pesi di quasi un 40%, con ovviamente un grande vantaggio in termini di prestazioni, di carico a bordo di robot, e abbiamo anche fatto delle analisi di costo che ci hanno dimostrato essere vantaggioso anche in termini economici, non solo, ma anche in termini di tempistiche di realizzazione. Abbiamo poi altri 15 particolari che stiamo studiando, e questo master ha lo scopo proprio di incrementare la cultura dell'additive nella nostra azienda.